Kylie ha appena portato una misteriosa scatola di caramelle e le bambine la adorano! Mangiarle o non mangiarle? Mangiarle, naturalmente, sono caramelle! Chi ha quello? Il ragazzo delle caramelle che offre loro delle caramelle? Non vogliono condividerle! Le caramelle fanno scorrere il tempo lentamente. Caroline tiene sempre la bocca aperta, ecco perché. Quello strano sconosciuto ha in mente qualcosa. Ve l'avevo detto! E ora vediamo dove scompaiono i bambini che amano troppo le caramelle. Le ragazze ora sono intrappolate nella sua tana segreta. E se la trasformassero in una stanza dei dolci? Avanti, ragazze! Quel pazzo sta cercando di torturarci. Ha degli strumenti e un piano malvagio. A Jenny non piace tutto questo, vuole andare a casa. Ha strappato la maniglia della porta. Beh, è fatta di cioccolato. A Caroline e Kylie invece piace questo posto, ma Jenny sta davvero perdendo la testa ed è pronta a combattere. Se vuoi una stanza dolce, lei farà la stanza più dolce del mondo, ma ha finito la vernice spray. Le allergie di Kylie stanno finalmente tornando utili. La parete è finita. Grazie. Non starnutire più, però. Caroline è pronta a stare al gioco. Solo il cioccolato può distrarla. Ma si è sciolto. Non è preoccupata, però. Questa è la vernice migliore in assoluto. E ora ha una parete di cioccolato ed è avanzata un po' di vernice. Kylie ha trovato un intero pacchetto di palloncini. Ora siamo pronte a festeggiare. Oh, Jenny ha un cactus fantastico e balla! E ha messo gli occhi su Caroline. Chi potrebbe dire di no? Kylie vuole solo tenerlo lontano dai suoi palloncini. Il soffitto di palloncini è bello, ma che ne sarà di tutto questo gelato? I coni potrebbero tornare utili. Basta metterci dentro delle lampadine e creare delle lucette. Il gelato di Kylie è stato utile. Ora la sua cuccetta sarà lucida e dolce. Speriamo che non mangi le lampadine. Questa sì che è un'idea brillante. Kylie ha gli Skittles, quindi va tutto bene. Lancia un birillo ed esprimi un desiderio. Vuoi dei cuscini? Ed eccoli! Ehi, semaforo rosso! Va bene così. No, fermati! Ora puoi andare. I cuscini si abbinano perfettamente al resto delle decorazioni di Kylie. Le ragazze non sono esattamente ordinate e nessuna di loro ha intenzione di pulire. Dovranno lasciar fare alla fortuna? Oh oh, ora devono aspettare che torni giù. È cresciuto! Beh, non aspetteremo ancora a lungo. Facciamo un buon uso di questo tempo. Ora Caroline non salterà più il dessert e pulirà per davvero. Qualcuno deve farlo. Kylie mangia molto. Perché non dovrebbe? Però non vuole mangiare questa ciambella. Ora ha uno specchio. Ma ha finito il rossetto. Rossetto, ciambella, che differenza fa? Ora le labbra sono più dolci di sempre. I macaron grandi sono fantastici. Ma non sono da mangiare. Li useremo come decorazioni. Ne vale la pena. La migliore consegna di cibo di sempre! Kylie non condivide niente gratuitamente, niente di personale, solo affari. Jenny è tanto ingenua quanto Caroline è subdola. Dov'è la mia caramella? Mi dispiace, ma io sono solo un messaggero. Non ci sono caramelle, però! Le ragazze stanno litigando. È meglio che Caroline distrugga le prove. Una sedia a forma di lecca-lecca è bella, ma è appiccicosa. Jenny la sta pulendo. La spirale colorata sta ipnotizzando Caroline. Il suo cervello si è spento. Cos'è più ipnotico, la spirale o le caramelle? Potresti dirle qualsiasi cosa in questo momento. Svegliati! Jenny pensava che Caroline fosse un fiore. E sta sbocciando! Prova la nuova sedia. Ora è bloccata! Te l'avevo detto! Dovrà rimanere così per un po'. Jenny sta avendo un incubo in cui non c'è più zucchero nel mondo ed è tutto salato. C'è una sorpresa sotto il cuscino, deve essere stata Kylie. Questo gelato le sta dando un'idea. Mettiamolo sul muro. Non è mai troppo gelato. Questa sì che è una bella idea, ma assicurati che i tuoi coinquilini non lo lecchino. Ok,
Caroline non ha più tempo. È troppo impegnata a farci venire delle idee. E qui non ci sono più materiali validi. Forse può farsi prestare del tulle da Kylie? Tanto non se ne accorgerà. Kylie ha pensato a una decorazione dolce. Che c'è di meglio di un'enorme caramella? Kylie pensava che fossero vere. Ha riconosciuto il suo tulle? No! Aspetta, sì, l'ha riconosciuto. Kylie aveva intenzione di cambiarsi. Meglio nasconderlo per ora. Jenny sta bene. Ha solo mangiato un po' troppe caramelle. Che mentre dormiva si sono sciolte sul letto e lei è rimasta completamente incastrata. L'avevano avvertita che la sua dipendenza non sarebbe finita molto bene. Caroline sta progettando qualcosa di folle. Mentos? Non ci verserà sopra della Coca-Cola, vero? Un mago non rivela mai i suoi segreti. Ma ora sì che ha delle Mentos enormi. Sembra pericoloso. La miglior difesa è sempre l'attacco. Attacco! Ha forato i tappi delle bottiglie con una cannuccia. È davvero una maga. I suoi amici non hanno mai sospettato nulla. Cos'altro può fare la pozione magica di Caroline? Proviamo a versarla su qualcos'altro. Vediamo di fare un biscotto gigante. Oh, Jenny non avrebbe dovuto toccare la pozione magica. Oh no! E come farete adesso a giocare a sasso, carta e forbice, eh? Sbarazzati di quelle catene di biscotti! Oh, li ha tenuti ovviamente! Il perfetto spuntino di mezzanotte! Abbiamo finito di costruire, ora possiamo riposare! Cos'è questo? Non è possibile! Sono state le bambole del ragazzo pazzo delle caramelle per tutto questo tempo! Finalmente Jenny e Caroline hanno la loro stanza e non devono più vivere nel sottoscala! La stanza sembrava più grande in foto! Non c'è problema, hanno ancora un po' dei soldi della lotteria e possono ristrutturare tutto. Chi si nasconde qui? Caroline ha detto niente animali domestici. Jenny dovrà nascondere questo piccolo animale. Le ragazze hanno costruito un letto a castello e ora c'è abbastanza spazio per tutti. Questo baldacchino in tulle è fantastico. E sopra c'è anche un'amaca segreta. Caroline non avrebbe dovuto mettere la sua borsa lassù. La suoneria del gatto di Jenny è spaventosa. Caroline inizia ad avere qualche sospetto. A Ginger non piace la borsa perché non contiene cibo. Oh, Caroline è così arrabbiata. Cos'è questa impronta di zampa sul muro? Spiegami. Oh, ma certo! È solo una decorazione. Ha disegnato queste impronte sul muro solo perché ama i gatti ma non può averne uno. Tutto perché Caroline ha detto di no. Anche Caroline vuole decorare la sua parete, così potrà tenere il passo con Jenny. Per fortuna ha un sacco di cartone. Ma non ha le forbici! Di chi è questo artiglio? Caroline ha indovinato! Jenny si sta facendo di nuovo le unghie in casa! No, si è appena rotta un'unghia! Ed ecco le forbici! Ora Caroline potrà decorare! Che bella mappa! Così Caroline non confonderà più l'Austria con l'Australia. Ma non saprà mai dove si trova il suo gatto. Ginger è un tipo subdolo. Jenny ha bisogno di un'illuminazione per la sua cuccetta e ha tutto quello che le serve. Ha costruito una lampada molto bella e ora può leggere. Anche il suo amico è interessato alla lampada. L'interruttore sembra un giocattolo. Grazie, mamma, è divertente. È come una festa. E a Ginger piace fare festa. Ma avremo bisogno di una casa più grande per fare una vera festa. Ok, per il momento calma i tuoi baffi. Con chi sta parlando, Jenny? Di nuovo il suo ragazzo immaginario? Lui ha davvero una cattiva influenza su di lei? No, stava parlando con Ginger, che ha la migliore influenza su di lei. Caroline è proprio una secchiona. Ha un'intera biblioteca nella sua borsa. C'è praticamente di tutto. Sul serio, c'è persino un modello del sistema solare. Potrà stare sopra il letto. Le piacerebbe andare sullo spazio un giorno. Per ora questo è possibile solo nei suoi sogni. Jenny vuole aggiungere altre decorazioni. Non vuole buttarlo questo cartone. Perché può ritagliarci delle simpatiche faccette di gatto. In fondo Caroline non si comporta da amica. Attenzione, il segreto di Jenny è stato svelato. È un gatto? Non può credere ai suoi occhi. Jenny ha portato un mostro enorme in questa piccola stanza? Certo che no.
Una vera amica non farebbe mai una cosa del genere. Caroline ha solo delle allucinazioni. Sono solo scaffali. Ora Caroline ha uno specchio per il trucco. Gli unici accessori che ha sono i premi accademici, però. Ma cartone, forbici, vernice e un pennello creeranno un'insegna fantastica. E ora può mettere in mostra le sue medaglie. Jenny non ha mai vinto nemmeno un premio, ma può comunque avere una medaglia di cioccolato. Il distributore d'acqua della scuola è davvero fantastico. Jenny ne ha uno identico a casa. Che coincidenza! Jenny ha grandi progetti per questa bottiglia. Basta un po' di creatività e ora ha un fantastico portapiante. Con una stanza tutta per Ginger. Caroline sente che c'è qualcosa che non va. Per fortuna Jenny l'ha girata velocemente. Oh, Caroline è solo allergica ai fiori. Non c'è da stupirsi se i ragazzi non gliene regalano. Caroline, però, adora le piantine finte e ha un intero giardino sulla sua parete. Jenny sembra interessata. Ginger ha masticato le piante e ora dovrà coprire le sue tracce. E Jenny lo farà di sicuro. Perché ama davvero il suo gatto. Il giardino è rovinato, così come l'umore di Caroline e l'appetito di Jenny. Jenny è sempre in ritardo a causa di Ginger, che non le permette mai di arrivare a lezione in tempo. È proprio un piantagrane. Jenny deve creare un orologio che piaccia anche a Ginger. Usa tutto quello che riesce a trovare per realizzarlo. Oh sì, questo gli piacerà di sicuro. Jenny sa cosa vuole Ginger. Perfetto! Ginger sta gattonando da qualche parte e Caroline ha un nuovo tappeto. Pessimo tempismo! Jenny pensava che fosse fatto con il suo gatto. Non può credere alla crudeltà di Caroline. La rianimazione cardiopolmonare non servirà a nulla. Jenny avrebbe dovuto prestare più attenzione durante la lezione di primo soccorso. Un attimo, non sembra il gatto. Oh, evviva! Festeggiamo con dei palloncini! Caroline ha sempre odiato i palloncini e anche i gatti, perché mettono sempre a soqquadro tutto, come il maglione di Jenny. Ginger ha bisogno di qualcosa su cui appilare gli artigli. Questa idea andrà alla grande. Tutto questo giardinaggio sta facendo insospettire Caroline. Ma Jenny dice che ha un progetto in mente e che questa è la pianta di cui ha bisogno. Ok, ma è velenosa! Non avresti dovuto toccarla a mani nude! Cos'è questo odore? Sembra odore di pesce! Questo giocattolo è troppo realistico! A Jenny piace! Ma ha rischiato di essere beccata! Per fortuna Caroline non sospetta nulla! Jenny ha passato 6 ore a pescare per avere questo piccolo patetico pesciolino che Ginger non vuole nemmeno mangiare! Caroline adora lavorare a maglia. Se Jenny la chiama nonnina, ci sarà un motivo. C'è qualcuno alla porta? No, non c'è nessuno. Era solo uno scherzo stupido. Un attimo, questa è una ruota? È uno scherzo o è un regalo? In ogni caso, andrà nella stanza di Caroline. Può farci qualcosa? In fondo, ha così tanto filo. E può usare questa ruota come un tavolo. Più decorazioni ci sono, e meglio è. Ma il ragazzo delle consegne si è confuso e ha mandato la ruota nel posto sbagliato. Caroline non l'ha vista. Non ha firmato nulla. Jenny ha preparato un ascensore speciale per il cibo di Ginger. Mangia molto, praticamente come un leone. Ma ha perso il controllo dell'ascensore che è andato al piano sbagliato. Caroline ha visto il cibo per gatti, ma Jenny le dice che non c'è nessun gatto qui e che il cibo è solo per lei. Caroline è molto preoccupata per la sua amica. Deve mangiare cibo normale. A Jenny piacciono queste attenzioni. I suoi corsi di recitazione stanno funzionando. Caroline è sicura che la sua coinquilina abbia un gatto. Eccolo! Ops! Quelle sono solo le cuffie di Jenny. Caroline sta diventando un po' paranoica. Forse la sua coinquilina la sta solo prendendo in giro.
Caroline non ha più spazio per le piante. Forse alla sua coinquilina possono servire. Oh, ha qualcosa che cambierà l'atmosfera qui dentro. E è perfetta per le sue piante. Che bella combinazione. Caroline ha trovato un ciuffo di pelo. Questo dimostra che c'è un animale in questa stanza. Jenny non la passerà liscia. Avrà bisogno di un buon avvocato. Il contratto d'affitto dice chiaramente che gli animali non sono ammessi. Allora, quale animale sta spargendo questa pelliccia? Sembra un Homo sapiens. Questi sono solo i capelli di Jenny. Ha bisogno di uno shampoo migliore. E di una coinquilina meno pazza. No, questo è sicuramente un gatto. Lo vedete anche voi? Jenny può spiegare. Non c'è niente da spiegare, in realtà. Jenny ama così tanto Ginger. E l'amore vince sempre. Caroline ha intenzione di vendicarsi. Forse un cane costringerà Ginger a trasferirsi. O forse invece andranno più d'accordo delle ragazze. Tutti lo sanno che il denaro è potere. Alcune persone darebbero qualsiasi cosa per avere un'istruzione, ma altre persone spenderebbero $1 milione solo per diventare popolari. Onestamente, Caroline non ha nemmeno bisogno dei soldi perché lei è già popolare. La quantità di denaro che hai influisce su quanto è facile per te risolvere i problemi della tua vita. Caroline non perde tempo. Risolve questo problema di matematica usando il denaro. Invece Jenny guadagna soldi dando ripetizioni e, a differenza di Caroline, usa solo la sua testa per risolvere i problemi. E i risultati ne valgono assolutamente la pena. Jenny conosce più formule di pi greco di chiunque altro a scuola. L'insegnante è davvero impressionato. Anche Caroline ha molto talento, però. È una grande cheerleader. La squadra locale la adora. Ma quella squadra si chiama i Poor Bulls. E a Caroline non piace. Dovrà essere la responsabile finanziaria della squadra, perché preferisce tifare per i Rich Bulls. Wow! Forse i soldi possono davvero comprare tutto. Se vuoi essere popolare, devi avere l'aspetto giusto. Ma come si può sistemare questo tavolo? I contanti lo sosterranno. Caroline ha così tanti soldi che li usa per riparare ogni sorta di cose. Ma il tavolo è solo uno dei problemi. Anche la sedia traballa. Che ne dici di un lingotto d'oro? Questo farà smettere di dondolare questa sedia. Se tutte le sedie a dondolo del mondo sparissero, sarebbe solo perché Caroline le ha sistemate. La tecnologia moderna è incredibile, ma Caroline la usa sempre e solo per divertirsi. Ha appena testato un nuovo filtro su Jenny e ora Jenny è ancora meno popolare. Jenny vorrebbe vendicarsi, ma il suo telefono non è aggiornato. Dovrà essere creativa. Filma un bel video che ottiene un sacco di visualizzazioni. Che te ne pare, eh? 3 urrà per una dolce vendetta. Jenny non è affatto popolare. E Caroline vuole vendicarsi per quel video. Così le fa lo sgambetto. Ma lei non fa cadere nulla. Tutti sono colpiti. Il segreto è che ha un enorme magnete attaccato al suo vassoio. Sì, anche la scienza è potere. Il piano di Caroline è fallito di nuovo. Caroline non è ancora soddisfatta. Vuole mostrare a Jenny chi è il capo, quindi ha bisogno di farle un altro scherzo. Deve solo sbloccare il telefono di Jenny. Oh, l'impronta digitale non funziona. Caroline, sei sempre sfortunata. Jenny non è così facile da fregare come sembra. Le dita non sbloccano il suo telefono perché ha usato le dita dei piedi. Bisognerà mettere la rivalità tra Caroline e Jenny in pausa, almeno durante il test. Perché Caroline non è affatto preparata.
e deve fare qualcosa al riguardo. Non può barare. Quindi comprerà della tecnologia da spia e sentirà tutte le risposte giuste dal suo auricolare e così supererà il test. Solo che Caroline prende una F. La prossima volta, prima di sprecare i tuoi soldi, controlla le recensioni, Caroline. Quando hai un sacco di soldi, la mensa scolastica può offrirti una grande selezione. Ma nel caso di Jenny, non c'è così tanto da scegliere. Ha solo una monetina. Così ordina un bicchiere d'acqua. Ma anche un bicchiere d'acqua costa 2 monetine e Jenny ne può bere solo mezzo. Poverina. Per fortuna ha del cibo nel suo armadietto, ma gli armadietti non sono progettati per conservare il cibo. Jenny avrà davvero molta fame oggi. Ma Caroline invece può permettersi un armadietto molto speciale. Con un frigorifero incorporato. Anche se mangiare cibo freddo non è sempre una buona idea, ed ecco perché Caroline ha messo un microonde nell'armadietto accanto al suo. La pizza calda è deliziosa. La chimica è probabilmente una delle materie più interessanti nella nostra scuola. E anche a Caroline piace, ma sta ancora cercando un modo per fare soldi. Spera di diventare ancora più ricca creando oro da cose casuali. Ha anche creato qualcosa che gli somiglia. Ma il liquido è troppo appiccicoso e ora deve lavarsi le mani. Jenny sa cosa fare. Combinerà alcalini, grasso e acqua e farà un sapone. Jenny lo prepara così velocemente. Caroline, dovresti essere più come Jenny, così non dovresti pulirti le mani con i soldi. Prepararsi per la lezione è davvero stressante, almeno lo è per Jenny. Il suo ferro da stiro a volte rovina i suoi vestiti preferiti. Se solo avesse un ferro come quello di Caroline, potrebbe rendere le cose costose ancora più preziose. Jenny ha solo la sua intelligenza e vede qualsiasi test come un eccitante esercizio mentale. Ma Caroline vede il pensiero come qualcosa di passato e si affida alla tecnologia moderna. Perché usare il cervello quando puoi avere dei super occhiali che risolvono tutto? Questo è un gadget fantastico, ma sfortunatamente la batteria muore molto velocemente e non può caricarla. Questo è perché nessuno ha un cavo di ricarica come questo. Le uniche persone che hanno questi occhiali sono Caroline ed Elon Musk. E lui qui oggi non c'è. Vi è piaciuto il nostro nuovo video? Allora mettete mi piace e iscrivetevi. Ci vediamo presto su Trum Trum Trick!